Allora, Assessore, questa sera enogastronomia, chilometro zero, la possibilità di conoscere la potenzialità agroalimentare del nostro territorio. Sì, in una kermesse così importante come questo trofeo che coinvolge migliaia di persone, non potevamo non cogliere l'occasione di far cogliere l'occasione alla città e ai suoi abitanti di valorizzare una delle tradizioni più importanti di questa terra, che è la cultura enogastronomica, perché rappresenta sicuramente, insieme alla storia, insieme alla scoperta, insieme alle tradizioni culturali, l'identità e le peculiarità di un territorio. Il cibo rappresenta sempre più una delle prime porte di accesso per i turisti che vanno in contatto con i territori. E credo che tutto questo merita di essere sostenuto, perché significa valorizzare i territori che sono la forza creativa dell'identità plurale, e significa necessariamente raccontarla alla città, alla regione, al paese, perché questo significa implementare una catena di comunicazione che va a rafforzare la forza dell'enogastronomia, dell'agricoltura, del turismo e di tutto il tessuto economico di una terra. In tema di sport, mangiare sano è fondamentale. Assolutamente, lo sport, dottore, è un qualcosa che unisce, il cibo addirittura incolla i popoli, e l'alimentazione sana sicuramente è una delle sfide del pianeta. Alimentazione sana, che significa soprattutto cercare uno strumento preziosissimo di salute migliore. In questo evento è uno soltanto degli esempi di come va raccontata questa cultura, e in un momento storico in cui le tavole degli italiani purtroppo sovrabbondano di prodotti che sono creati a una distanza media di quasi 2000 km, beh, bisogna cercare soprattutto di implementare sempre più la filiera corta dell'alimentazione, il chilometro zero, come lei correttamente diceva. Anche se è vero che un pensiero di poter affrontare, di poter sostenere un'alimentazione totalmente a chilometro zero, credo che in una forma di globalità sia quasi impossibile. Allora, le produzioni tipiche locali sono anche un simbolo della storia di questo territorio. Ma il territorio si identifica con le sue produzioni, le produzioni si identificano con il territorio. Per conoscere un territorio si fa questo percorso delle produzioni, dove ci sono uomini, aziende, che naturalmente si sforzano a dare il massimo delle loro capacità, sia per quanto riguarda la produzione delle cose, ma soprattutto è una missione produrre, perché la produzione di prodotti significa migliore vita. E il chilometro zero? Ma il chilometro zero è tutto. Io credo che il chilometro zero non deve essere soltanto una parola, ma un dato di fatto. Attraverso il chilometro zero noi non dobbiamo individuare i prodotti a chilometro zero, ma dobbiamo individuare le persone, le tradizioni, le famiglie. Quindi un incontro, come dire, sociale, che è la cosa più importante, che poi naturalmente si trasforma in prodotti, in buoni cibi e in buone cose. Nel nostro territorio, che è fortemente penalizzato da molte cose, è bene riscoprire questo nuovo mondo, che è un mondo fatto di eccellenze e di persone che si sforzano a fare eccellenze.